Esistono sei step cronologici nella creazione di una tecnologia dirompente. 1. Spesso la creazione di una tecnologia dirompente avviene tramite ingegneri, l'iniziativa personale di ingegneri, quasi mai dai manager. 2. Gli ingegneri presentano la nuova tecnologia ai marketing, i quali valutano la reazione dei clienti già esistenti, il più delle volte con esiti negativi. 3. Con i feedback negativi, l'azienda reagisce abbandonando il progetto e attuando innovazioni di sostegno, questo termine l'abbiamo già sentito prima, più sicure. 4. Nascono startup che trovano nuovi clienti e creano un nuovo mercato, prima inesistente. 5. Realizzato il prodotto base e sviluppato un primo mercato, vengono individuate innovazioni di sostegno per attrarre nuovi clienti. 6. Le grandi aziende cercano di mantenere la loro posizione da leader in un mercato che si sta evolvendo. Nella migliore delle ipotesi queste aziende sopravvivono, peggiorando la loro marginalità. Nella peggiore delle ipotesi falliscono. La decisione di rinunciare alle innovazioni dirompenti è fatale quando si crea una nuova curva S. Esistono 5 possibili strategie per trarre vantaggio dall'ingresso sul mercato di una innovazione dirompente. 1. Sviluppare la nuova tecnologia per i clienti giusti. Una volta individuato il mercato, si possono allocare più risorse per il miglioramento del prodotto. 2. Far realizzare i nuovi progetti a piccole organizzazioni, motivandole con piccole opportunità o traguardi. 3. Pianificazione del fallimento. Riducendo i costi al minimo, si può introdurre una tecnologia dirompente, continuando a provare e imparare dagli errori. Questo è un MVP. 4. Utilizzare risorse dell'azienda sfruttando e sviluppando strategie proprie e indipendenti dall'organizzazione, spin-off. 5. Cercare e sviluppare un nuovo mercato per il nuovo prodotto senza competere con il mercato mainstream. Molto spesso le organizzazioni cercano di mantenere la leadership tramite innovazioni di sostegno e contemporaneamente di ottenere innovazioni dirompenti. Questo modus operandi, tuttavia, è raramente utile per via dei costi da sostenere. Ma c'è una soluzione a questo problema: dividere in compartimenti indipendenti l'organizzazione. Se si vuole affrontare l'avvento di tecnologie dirompenti, bisogna diventare leader del cambiamento. Si possono creare piccole organizzazioni all'interno delle grandi aziende in modo ciclico nel tempo e ci sono 3 modi per farlo. 1. Aumentare il tasso di crescita del mercato emergente in modo che diventi appetibile per la grande azienda. 2. Attendere che il mercato emergente diventi più definito e quindi entrare. 3. Commercializzare tecnologie dirompenti tramite spin-off più piccoli. Nell'incertezza delle prospettive di una tecnologia dirompente, l'unica cosa certa è che le previsioni degli esperti saranno sempre sbagliate. Ed è per questo che pure le strategie delle compagnie saranno all'inizio solitamente sbagliate. La differenza tra chi fallisce e chi ha successo non sta nella correttezza della strategia iniziale, ma nella capacità di modificarla tramite l'apprendimento degli errori. L'importante è imparare a sperimentare prima di pianificare. Sono 3 i fattori che influenzano ciò che una organizzazione deve o non deve fare per essere pronta ad un'innovazione dirompente. 1. Le risorse, ovvero le persone, l'equipaggiamento, le tecnologie, il design dei prodotti, il brand e le relazioni con distributori e clienti. 2. I processi, ovvero la trasformazione delle risorse in prodotti di valore. In questo caso lo sviluppo dei prodotti, l'approvvigionamento, le ricerche di mercato, la creazione di budget, pianificazione, l'impiego e il compenso dei dipendenti. Fondamentale allineare i processi e gli obiettivi aziendali. 3. I valori, ovvero i criteri con cui vengono definite le priorità e prese le decisioni. Più l'organizzazione è grande, più è necessario che i valori siano chiari, coerenti e comprensibili.
Un manager per superare il dilemma dell'innovatore e risolvere il conflitto tra innovazione di sostegno e dirompente può necessariamente attuare l'acquisizione di un'altra compagnia cui i processi e i valori corrispondono all'obiettivo, il cambiamento dei processi e dei valori della struttura attuale, la separazione dell'organizzazione e lo sviluppo indipendente di nuovi processi e valori richiesti. Un esempio di quello che abbiamo visto fino ad ora sono le fotocamere e gli smartphone. Gli smartphone sono nati con scarsissime capacità della fotocamera ed erano utilizzati da un ristretto numero di clienti o nicchia. In poco tempo però questa tecnologia ha subito un'evoluzione così dirompente che ha rimpiazzato le fotocamere negli usi domestici. Esistono anche altri esempi di tecnologie dirompenti che hanno sostituito vecchie tecnologie. Alcuni esempi sono Wikipedia con le enciclopedie cartacee, Google Maps con i sistemi di navigazione, Skype con la telefonia, Netflix con i negozi di noleggio video, il Kindle di Amazon con l'editoria, Airbnb con gli hotel e non ultimo Uber con i taxi. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo riassunto sul libro Il dilemma dell'innovatore di Clayton M. Christensen, che è stato pubblicato nel 1997, cioè questo uomo era un visionario. Io comunque vi consiglio di acquistare questo libro per approfondire meglio questi concetti, ma soprattutto per fare fighe con i vostri colleghi. Se non avete colleghi non c'è problema, lo potete utilizzare come comodissimo appendino per radiatore a forma di baffo. Oh oh oh. Che poi io i baffi ce li ho già, comunque va bene. Se quello che hai visto ti è piaciuto, non fare il timido e metti mi piace qua sotto, oppure segui la pagina per vedere anche i prossimi riassunti sui migliori libri di business. E ora il proverbio veneto del mese. Valdepì, uno a far che cento a comandar. Che significa vale di più uno che fa che cento che comandano.